Siamo alla fine di questa partita fra del Lugano 1-1 in Champions con Taylor Czerny. Chiediamo un giudizio su questo match. So here we are with Taylor Czerny at the end of this game 1-1. We want to know about this game. Yeah, I think the start that we had wasn't exactly what we wanted. I think we kind of came out a little bit slow, but we got some really good goaltending in the first period and held us in the game. And then I think as the game went on in the second period, we started to play better. And then I think by the third period, we were playing really well. And, you know, we got a big goal. We just kind of ran out of time there. But it was a very competitive game. It was a fun game. All'inizio della partita non abbiamo fatto un po' di fatica a ingranare per delle difficoltà soprattutto nel cercare il gol. Poi però nel secondo periodo appunto abbiamo cominciato a prendere il ritmo, mentre invece alla fine del terzo tempo sono venute fuori le nostre capacità. La vostra squadra nelle ultime tre partite di Champions Hockey League ha subito soltanto una rete. Questo dimostra che in fase difensiva siete veramente molto solidi. So in the last three games of the championship, you only got one goal. So that means that defensive-wise, you're really good. Yeah, we've been playing well, and our goaltender's been playing really well too. That always helps. But I think, you know, even in our Swiss national games, our team's starting to play well defensively, and we're possessing the puck better. And I think that's kind of carried over into our Champions League games too. We're starting to play as a team more and defend better throughout the whole game, and I think it's really starting to show. Sì, allora dice che fondamentalmente anche l'azione del portiere è molto importante in questi casi, però nonostante, a parte questo campionato, anche nel campionato svizzero comunque si cominciano a vedersi i primi risultati da questo punto di vista e varie capacità che stiamo sviluppando sempre di più e che appunto si vedono anche in questi campionati. La tua intesa con Chiesa aumenta sempre di più. So your bonding with Chiesa gets better every day. Yeah, it's been, you know, we've kind of been switching defense partners quite a bit to start the season, just trying to find some chemistry. And since Casey and I have been playing together, it's been very good. We've been comfortable with each other. I think that our styles complement each other. And I think that, you know, hopefully as the season continues to progress, we can keep getting better and better. Sì, all'inizio è stato come normale che sia, magari solo questione di tempo, di cercare la giusta alchimia, ma una volta che l'abbiamo trovata, come appunto sta succedendo in questo periodo, ci troviamo molto bene, abbiamo lo stesso stile di gioco e mentre la stagione andrà avanti andrà sempre meglio. Ora avete una settimana di riposo per prepararvi bene per il derby contro l'Ambrì Piotta, sapete quanto i tifosi ci tengono, e magari anche trovare una soluzione per questo power play che veramente non riuscite ancora a portare a realizzare un gol importante. So you have a week to relax and to focus on the derby to Ambrì, and we all know that all the fans really care about the derby, and so you also have the time to focus on the power play that, and we see that it's not working, still not working, but you can manage somehow. Yeah, we're going to take a couple days to rest. We got some bumps and bruises and things that we need to get healed up, and then we'll come back and we'll be very focused. I think everybody's very excited to play the derby. I know for me it's my first time playing in Ambrì, and I know that all the guys have said it's a great experience and it should be a lot of fun, and definitely we need to. I think that's the one part of our game that hasn't quite came together well yet is our power play, and we're definitely working hard on it. We just need to, you know, eventually it's going to work. We have great players out there. We just need to keep working at it and maybe simplify a little bit, and you know, as the season goes along, we got to find a way to start scoring some goals on the power play for sure. Sì, adesso avremo un paio di giorni appunto per perfezionare alcune cose. E per quanto mi riguarda è la prima volta che giocherò il derby ad Ambrì, però tutti mi hanno sempre detto che è sempre una partita molto interessante sia dal punto di vista dei giocatori che dal punto di vista dei fan. E per quanto riguarda il power play, sì, ci sono cose su cui dobbiamo ancora lavorare, però mentre la stagione andrà avanti sono sicura che piano piano ci riusciremo. Con un Elvis così si può vincere in Svezia? So with such a Elvis, can we win in Sweden? Yeah, I mean, I think so. It's not going to be easy. We know they have a very good team, and I'm sure that playing at home it could be an even tougher game. But you know, when we have a great goaltender like Elvis, and I think if we can play a strong team game, I think, you know, anything's possible. It's not like I said, it won't be easy, but
I mean, we're going to go there and do our best, and hopefully we can come away with a win. Sì, dice che nonostante magari sia una partita difficile sempre giocare fuori casa, soprattutto in Svezia, con un portiere come Elvis comunque è possibile, non, assolutamente, non è niente di diciamo appunto di impossibile da portare a casa, sempre concentrati cercando di portare a casa la vittoria. Riposatevi un po' per regalarci altre grosse soddisfazioni, complimenti. So relax to enjoy the game. Thank you. Yep, thank you very much. Grazie mille. Complimenti.